Ebbene sì ragazzi, questo non è un sogno. Sta per arrivare un nuovo DLC per Fallout 4. Sarà disponibile solo per PC vista la sua enorme complessità e vastità. Avremo la possibilità di esplorare 11 distretti di Miami. Una storia principale nuova di zecca, nuovi insediamenti, nuovi personaggi e terribili pericoli. Some folks scavenge, others steal. The good ones band together, form communities for protection. Questa è una delle cose più misteriose, raga. La tuta del Vault 53. Il Vault 53 non si è mai visto. Non si sa tipo nulla. È stato citato soltanto nella Bibbia di Fallout. Scritta da Chris Avellone, mio grande amico su Facebook. Grande Chris, saluto, ciao bello. Sappiamo soltanto che la maggior parte dell'equipaggiamento fu progettato per rompersi in pochi mesi, anche se non in modo irreparabile. Questi guasti avevano lo scopo di sottoporre gli abitanti del Vault a uno stress continuo. Le persone nate e cresciute in quel particolare ambiente svilupperebbero delle capacità innate nella riparazione di attrezzature. Questo fondamentalmente era lo scopo dello studio della Vault-Tec. Communities for protection. Miami's a tough place. If it's not the gangs or the gator claws, it's the damn sandstorms. Or something much, much worse. Questo invece è un omaggio stupendo a un capolavoro ambientato a Miami, Kung Fury, ragazzi, un film, vedetevelo perché è pazzesco. Terminale ha una forma un po' strana, ricorda un po' i classici videogiochi anni 80. I still remember when this place was peaceful, beautiful. We had the beaches, the celebrities, people came from all over just to vacation. No, vabbè, i gol con la ciambella top. Families with children, good hardworking Americans. But that was a long time ago. Just do yourself a favor. Don't go near that building. Something strange is going on. And I hate to say it, but this might be the beginning of something big. Ebbene sì, ragazzi, sembra proprio che una nostra vecchia conoscenza sia presente qui a Miami. Ok ragazzi, questo è il video che farà partire la mia pausa estiva. Finalmente sono in ferie ragazzi, dopo un anno di lavoro sto distrutto. Siamo quasi 9.000 ragazzi, non ci posso credere, grazie a tutti. I 10.000 si avvicinano sempre di più. Comunque ragazzi, me ne sto andando in Sicilia, me ne vado al mare. Però torno i primi di settembre, preparatevi perché faremo un bel po' di gameplay di questo nuovo DLC fanmade. Seguitemi su Instagram ragazzi perché farò un sacco di storie in questi 15 giorni dove non ci vedremo su YouTube. Ma preparatevi ragazzi perché per settembre sto preparando una cosa pazzesca. E dai, è bella, ragazzi.